Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di 19 Live, in perfetta diretta come sempre, anche quest'oggi una puntata dedicata interamente alla medicina per due questioni fondamentali, terapia domiciliare, la sospensione del TAR del Lazio e poi parleremo anche di vaccini, la sospensione di AstraZeneca in funzione dei fatti avvenuti in Sicilia proprio in questi ultimi giorni. Allora, per aprire questo nostro appuntamento sono particolarmente felice di ospitare intanto il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, il dottor Salvatore Amato, che saluto e ringrazio naturalmente per essere con noi. Grazie a voi. E poi saluto come sempre il dottor Rosario Del Castillo, medico di base, che un po' ci coordina nelle esigenze dei nostri telespettatori quando hanno questioni, insomma, da chiedere in diretta. Allora, l'argomento di apertura di questo nostro appuntamento è relativamente appunto a questa sospensione del TAR del Lazio a proposito di terapie domiciliari, una sospensione che è stata perlomeno il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 per mano anche del suo presidente del comitato, lo stesso Eric Grimaldi. Proviamo intanto, se lei me lo consente, presidente, intanto io le farei ascoltare le dichiarazioni intanto di uno dei medici che è stato promotore di questa istanza, che è il dottor Fabrizio Salvucci, cardiologo, che nella puntata preliminare che ha condotto la nostra collega Maria Gabriella Ricotta ha fatto delle dichiarazioni proprio spiegando quali sono i motivi che hanno portato il TAR del Lazio a questa sospensione. Allora vediamo questa dichiarazione e poi naturalmente la commentiamo insieme. Guardate. Nel mese di marzo io sono stato per 3 mesi in un ospedale lombardo interamente Covid, un piccolo ospedale, e questo qui mi ha dato alcune indicazioni, perché facevo ecocardiogrammi a pazienti sia in pronto soccorso sia nei reparti che in rianimazione e persino al momento del decesso insieme a una mia collega. Questo qui ci ha fatto capire da subito che c'era un problema innanzitutto di iperinfiammazione. Il Covid è una malattia iperinfiammatoria. In secondo luogo, i pazienti che finivano in rianimazione o decedevano avevano alle spalle una lunga storia di febbre o sintomi non trattati a domicilio. In terzo luogo devo dire che io ho avuto un punto di osservazione particolare come presidente di una società sportiva di Pavia, per cui sapendo che ero in prima linea molti hanno cominciato a chiamarmi. Da subito abbiamo capito che l'atteggiamento giusto era quello aggressivo sui sintomi, soprattutto sull'infiammazione, fin dall'inizio, fin dal comparire dei sintomi, perché quando uno si accorge di avere 2 linee di febbre, l'infiammazione ha già prodotto una serie di devastazioni all'interno del nostro organismo. La risposta anticorpale c'è già stata e questa cosa qui è stata evidente anche in letteratura scientifica, seppur non con trial randomizzati, i quali, come sappiamo benissimo, hanno bisogno di molto tempo, e abbiamo capito che questa era la questione fondamentale. Ad ottobre, novembre, ritrovarsi in questa situazione con delle indicazioni AIFA soprattutto che consigliavano la vigile attesa, ho avuto un attimo di sconcerto e anche di irritazione. Per cui insieme al gruppo di terapie domiciliari abbiamo deciso di intervenire in maniera molto concreta attraverso un ricorso al TAR contro questa indicazione, perché era profondamente sbagliata e dal punto di vista scientifico e dal punto di vista osservazionale. Ah,
Allora, subito naturalmente il Presidente dell'Ordine che ci può dare insomma un suo giudizio se condivide queste dichiarazioni del cardiologo Salvucci. Ma io del cardiologo Salvucci posso condividere quello che è l'aspetto più che altro propositivo, che è quello che i medici devono fare il loro lavoro osservando attentamente ciò che capita loro davanti. Quindi il metodo Salvucci parlava di sistema osservazionale, metodo osservazionale. E io dico, oltre a quello osservazionale, andrebbe aggiunto anche un altro aggettivo che è quello esperienziale. Allora, la posizione mia, mi auguro che venga anche accolta e venga compresa, è molto delicata. Io rappresento un'istituzione e quando un'istituzione deve prendere una posizione, la deve prendere avendo visto e avendo dati concreti da tutte le parti. Quello che mi dispiace è anche un'osservazione un po' più politica, che talvolta i medici per ottenere un giusto riconoscimento o un riconoscimento della loro posizione, che può essere critica, anche se forse non corretta, debbano rivolgersi a un tribunale. Questa è la cosa che più di tutti mi sconcerta. Probabilmente su determinati aspetti, quelle che sono le istituzioni sanitarie de dedicate a questo dovrebbero essere molto più aperte anche ad ascoltare le esperienze e a vedere le osservazioni e le esperienze del genere. Io faccio una piccola chiosa, breve chiosa, dico così. Prego, E prego. a Palermo un gruppo di colleghi, oltretutto parlo di un collega che condivide lo studio, anche il dottore Del Castillo, tempo fa mi ha proposto uno studio osservazionale dove non c'era, dico, senti, c'è una cosa, dice, io non ti posso dare il bollo perché sono sempre un'entità. Non filo governativa, ma appartengo allo Stato, quindi devo stare attento pure prima di mettere un bollo che cosa metto. Però ho cercato di favorire in ogni modo che quelle che erano le osservazioni di un gruppo di colleghi potessero essere verificate anche con il cosiddetto, dico, con il cosiddetto, sto attento, con il cosiddetto metodo scientifico. Non so a che punto sono arrivati, ma sento che ci sarà pure il professore Cascio che di questa iniziativa, di questo percorso è informato. Quindi io dico, non so chi abbia ragione, voglio sapere chi ha ragione le cose, però essere aperti e senza avere preclusioni sul sistema mi sembra la cosa più giusta. Mi dolgo del fatto che serve un tribunale per dire, signori, si deve andare a rivedere o questo è giusto e questo è sbagliato. Ma credo che stia anche nell'ottica dell'ordine dei medici, cioè quello di dare assoluta Di favorire, trasparenza, di favorire, no? certo. Anche perché i comuni cittadini, i pazienti, tra virgolette, no? Hanno bisogno anche di sapere, di essere rassicurati che Sì, c'è un sì. meccanismo medico che funziona e che naturalmente volge verso l'interesse esclusivamente del paziente, non potrebbe Ma essere infatti, ma altrimenti. infatti, infatti. Ma infatti Roberto, mi permetto, ci diamo di tu perché ci conosciamo, anche se Da un siamo bel in pezzo, da un bel trasmissione, pezzo, è vero. perfetto. Ecco, Un po' il di discorso è battaglie con la questo. Federazione Medico Sportiva li abbiamo fatti anche. Vabbè, noi dobbiamo essere sempre sicuri di ciò che No, diciamo. ma anche Allora, propositivi, questo serve soltanto per fare trasparenza. ecco, essere propositivi. Io non so oggi, se giù, in questo momento non so se la vigile attesa oppure la cosa sia il sistema, quale dei due sia il migliore. C'è una norma dello Stato che finora ha considerato, che ha considerato giusta la vigile attesa. Ci sono un gruppo di professionisti che dicono: signori, ma siamo sicuri? Quindi avere anche, diciamo, l'idea che qualcosa debba essere rivista, questo sì. Quindi in questo senso io credo che l'ordine abbia pieno titolo dire, signori, ascoltiamoli. Ecco, non dico approviamo, ma ascoltiamoli, che è la prima cosa. L'ascolto Assolutamente, è il primo assolutamente, messaggio che bisogna dare. assolutamente concorde. Adesso con Del Castillo lo convocherò per dare anche testimonianza
è un po' termometro, no? Perché i medici di base poi alla fine sono i termometri di quello che i pazienti, no, chiedono, si informano e poi magari hanno delle perplessità su alcune cose. Però prima volevo farvi sentire anche le dichiarazioni dell'avvocato amministrativista che ha intervistato la nostra Gabriella Ricotta a proposito di quelle che sono le potenziali, il potenziale percorso di questa, che ricordiamo è un'istanza cautelare, e quindi dunque ci sarà un altro appuntamento poi a luglio dove si dovranno confrontare naturalmente le diverse tesi. Sentiamo l'avvocato Fiasconaro. Quello che è stato impugnato è una raccomandazione emessa dall'AIFA il 9 dicembre del 2020. Quello che è stato emesso è una ordinanza, non è una sentenza. Si tratta cioè di un provvedimento provvisorio, fondamentalmente emesso dal TAR Lazio, in attesa di emettere la sentenza finale, che sarà emessa nel luglio del 2021. Quindi è un'ordinanza cosiddetta cautelare. Cosa ha fatto? Ha sospeso provvisoriamente gli effetti di queste raccomandazioni di AIFA. E quindi da oggi fino a luglio 2021 queste raccomandazioni, nella parte sospesa, non sono più applicabili, fondamentalmente. Chiaramente ci sarà un processo, i medici sosterranno le loro tesi, e alla fine il TAR assumerà una decisione. Quando verrà assunta questa decisione a luglio sarà emessa una sentenza, e lì avremo a che fare con argomenti, diciamo, più meditati. Perché? Perché l'ordinanza del TAR emessa pochi giorni fa è stata emessa sulla base di un esame molto, diciamo, veloce e sommario di tutti gli atti della causa, perché il giudice non aveva il tempo ovviamente di approfondire più di tanto. Ma anche se l'esame è sommario, l'ordinanza è molto interessante perché fissa dei punti fermi a favore della libertà di scienza e coscienza dei medici, e questo è un aspetto molto interessante su cui magari più tardi possiamo anche approfondire. Proprio per fare chiarezza, per dare punti fermi, no? E dal punto di vista legislativo non ci sono errori possibili, no, Presidente? Ma questo era quello che è stato fatto e deve essere accettato così. L'avvocato ha spiegato bene, è un'ordinanza che non ha fatto, non è un decreto o qualcosa d'altro. Dice, signori, c'è un principio, il principio fondamentale, poi chi mi conosce sa, io sono sempre, il medico non può essere soggetto a determinate norme dove impongono di dare un farmaco o non dare un altro farmaco. Ma dovrebbe essere operativo secondo scienza e coscienza, no? Sì, dobbiamo stare attenti. Scienza e coscienza è un termine che può essere come un elastico. Se la scienza e la coscienza sono indirizzate correttamente, sì, ma se la coscienza e la scienza sono liberi tutti, questo diventa un problema anche di sicurezza. Allora noi dobbiamo dare ai cittadini, ai nostri assistiti, ecco, preferisco dire alla persona che noi assistiamo, la sicurezza che ciò che viene fatto nel loro interesse è sicura, che sia una cosa, o perlomeno quanto più possibile sicura. Allora, partire con dei presupposti, questo è sbagliato, questi che l'hanno fatto non vanno bene perché sono dei fantasisti, dei fantasiosi, questo non va bene ascoltare. Io non so quanti colleghi mi stanno ascoltando, ma molti lo sanno, l'Ordine di Palermo è stato il primo ad aprire e a fare una battaglia anche a Roma e poi in Comitato Centrale ad ammettere che i medici che non professano solo la libera, che non seguono solamente la medicina, la cosiddetta basata sulle evidenze scientifiche, le BM, ma che siano anche quelli che seguono altri, diciamo, altri credo scientifici, io dico altri credo professionali, ma come l'omeopatia e cosa, prima di metterli a rogo bisogna fare molta attenzione e riconoscere l'impegno che sia un medico a fare, che il medico deve agire secondo scienza e coscienza. Ribadisco, la scienza ormai viene sempre codificata con algoritmi, la coscienza non ha un algoritmo, la coscienza nella coscienza, ma io dico anche nella scienza, c'è la cosiddetta scienza esperienziale,
scienza esperienziale, cioè l'esperienza, l'osservazione. È rinomata, è rinomata la sua moderazione da questo punto di vista. Hanno fatto parte. Però dobbiamo dare sicurezza alle persone che quando prescriviamo, prendiamo carta e penna, possiamo uccidere, ma come possiamo dare la vita? Continuare a dare, a parte che ci vabbè, premesso che non credo che ci un sia un ente superiore, no, vabbè, tutto. Ma in questa missione, quella del medico, non credo che ci sia nessuno che parta dal presupposto di fare del male al paziente. Questo è infatti, scontato, a parte infatti, dei pazzi che sono stati arrestati e hanno dato l'ergastolo. Allora, dottor Del Castillo, come dicevo, insomma, intanto una sua opinione su questa. Su questa sospensiva, no? del TAR del Lazio, e poi ci dia anche un termometro dei pazienti, dei medici di base che lei sente costantemente. Allora, per quanto riguarda la sospensiva del TAR, appunto come ha detto il presidente Amato, penso che sia una sospensiva che dovrà essere poi vista bene, e quindi si darà senso alla cosa se proseguirà o meno. Io ritengo che comunque la vicenda debba fare capire soprattutto una cosa: il medico deve essere libero per scienza e coscienza. Mi sembra che questa è una di quelle cose fondamentali. Chiaramente scienza e coscienza debbono essere fuse per il bene del paziente, chiaramente. E questo comporta anche un altro aspetto da parte del medico: avere la clinica sempre presente. La clinica deve essere quella che guida il medico a poter agire secondo i vari percorsi che si presentano. Io ho avuto modo di vedere in questa pandemia tantissime persone che non hanno avuto assolutamente alcun sintomo e che quindi sono stati messi in isolamento senza alcuna terapia, mantenuti, controllati, giornalmente informato della situazione, come evolveva, del paziente, e pazienti invece che hanno avuto terapie. Purtroppo ho avuto anche due pazienti che sono stati ricoverati e sono deceduti, ricoverati dopo appena un giorno dal disturbo che hanno avuto, e comunque sono arrivati al decesso, mentre altri curati a domicilio, e lì bisogna avere la clinica sempre ben presente, perché sappiamo perfettamente quando una malattia comincia ad evolvere, come ha detto il cardiologo. C'è la clinica che parla, la clinica è osservazionale ma è anche sintomatologica. Tutti i sintomi che si vengono a verificare ti portano a capire cosa il paziente ha. Una trombosi, una tromboembolia la riusciamo a capire, una situazione infiammatoria acuta la riusciamo a capire, e se poi si cronicizza, tutto il rilascio di citochine, inutile che stiamo qui a dire, porterà sicuramente dei danni, quella va sicuramente trattata. Ebbene, io, a prescindere dal fatto che ci fossero meno i paletti, mi sono sempre basato su questo, non direi che poco mi importava sul fatto che dovesse essere sempre osservazionale la cosa. La sintomatologia ritengo che sia la prima cosa da avere, e questo penso che il dottor Amato, Toti Amato, che ha fatto ed è medico altrettanto, oltre ad essere presidente dell'ordine, debba essere con me in questo assolutamente d'accordo. Per me è questa la metodica unica che il medico debba fare. Il medico ha un grande vantaggio, quello che riesce a parlare il linguaggio del paziente, perché in modo particolare, sto parlando dei medici di base, a me piace chiamarli medici di famiglia ovviamente, e avendo questo linguaggio riesce a parlare in un certo modo. Ma ritenete che ci sia stata un'indicazione che, se non sbagliata, perché non voglio dire così fino a che non ci saranno tutte le controprove, le prove insomma di quello che è successo meno di questa istanza presentata, questo lo vedremo poi quando saranno fatti tutti gli accertamenti, ritenete che in quel periodo, nel periodo soprattutto del lockdown, quando noi siamo andati ad affrontare questa emergenza di cui non si sapeva quasi nulla, ci può essere stata una interpretazione errata? Cominciamo con il presidente. Ma Roberto, l'hai detto pure tu, in pratica di questa pandemia, di questa malattia, non si sapeva nulla, e quindi servivano anche delle linee
in qualche modo cercassero di rendere più omogeneo possibile il comportamento. Quindi questa è la ratio per cui sono state emanate quelle che sono le direttive. Dove sta forse il punto critico di tutta questa faccenda? Che al di là di quelle direttive che erano sacrosante, bisognava cominciare possibilmente anche a capire di più di che cosa succede al paziente che sta a casa. Io ho fatto parte del primo comitato scientifico, tecnico-scientifico regionale, ne ero a parte, poi la seconda volta, e lo dico apertamente, non ho voluto più partecipare, perché in quel determinato momento critico, ma io dico questo anche a livello nazionale, tutto si è concentrato principalmente sulla ricerca negli ospedali o presso gli ospedali di quelle che erano le terapie intensive. Devo dire che era necessario, perché in quel momento le persone arrivavano alle terapie intensive e così, ma mi ricordo bene di questi passaggi che erano incentrati principalmente sugli ospedali, così come mi ricordo bene che più di una volta facevo presente, beh, ma è il territorio che fornisce, ad opera un termine terribile, materiale agli ospedali, ma andiamo a guardarlo. Però la concentrazione, probabilmente quello che è venuto meno, ma io so che adesso anche altre società scientifiche si stanno attivando e forse a giorni emaneranno anche le loro linee guida, che sarà anche di revisione di quelle, ecco, al di là che parlo di società scientifiche, perché ci si è accorti che il territorio probabilmente, ma lo dicono anche i numeri di decessi che sono avvenuti in Lombardia e in altri posti, il territorio è stato purtroppo dimenticato. Allora a questo punto io, Roberto, per territorio, scusi Presidente, per territorio lo intende la medicina del territorio, giusto? Io intendo medici, okay. Medicina generale, okay. Pediatri libera scelta e specialisti ambulatoriali, okay, certo. Ricordiamo pure che sono stati chiusi gli ambulatori degli specialisti ambulatoriali, che potevano alleggerire la massa, potevano dare assistenza a chi non aveva il Covid ma aveva una cardiopatia, un diabete. Ricordiamoci questo. Allora, su questo sistema io qua mi infervoro, scusatemi un po', mi infervoro perché? Perché noi ancora facciamo un ragionamento della sanità a silos, c'è l'ospedale, c'è il territorio, forse c'è la parte intermedia che sono gli ambulatoriali e così via. Ma non ci si parla. Qua il problema è di stare insieme e discutere con umiltà, cercando la via migliore. Allora, ciascuno si sente, vede il proprio mondo come il proprio mondo che sia al centro, ma non vede che mancano le reti, ma non parlo delle reti dell'infarto che per fortuna in Sicilia forse funzionano bene, dico, io non parlo di quel tipo di rete, significa proprio quello di dialogare insieme i diversi compiti. Noi ragioniamo ancora a silos, quindi io, direttore dell'ospedale, decido di fare una cosa perché la risparmio, perché la ci guadagno, consideriamo anche questi aspetti. Cioè lei parla delle aziende ospedaliere che possono pure ragionare. Io mi rifiuto all'idea, questa è la mia battaglia, io pur venendo dal mondo ospedaliero forse sono più voluto bene dalla medicina del territorio, il medico nella sua attività professionale non può dipendere da una decisione di un direttore di azienda, non può dipendere. L'autonomia della professione deve essere autonomia rispettando delle regole. Guardi, allora, le do conferma di quello che lei sta dicendo, perché arrivano anche dei post, tra le altre cose, di medici. Saluto il dottor Franco D'Urso che ci scrive e dice: non sicurezza ma controllo totale con le emanazioni governative. È d'accordo? Non comprendo. Situazione governativa, non comprendo che cosa vuol dire questo. Sì. Cioè, nel senso, adesso io non glielo so dire perché non sono medico, quindi non so fare. Però non dico, ho compreso la domanda, ecco, sono nel senso non solo sicurezza, ma dovrebbe essere, almeno questo credo di aver capito, magari se il dottor D'Urso all'ascolto, capito, io penso che forse che ci sia un'unica direzione, controllo totale, l'ho intesa così, anch'io l'ho intesa, ecco, così. Che ci sia, almeno se io intendo così, io sono che la sanità non possono esserci 21 sanità, 19 sanità. Questo non ci può essere, ci deve essere un sistema unico di governo reale, non governo delle persone, governo, diciamo, di quello che è il servizio sanitario nazionale, ecco, poi con delle
diciamo, situazioni flessibili per quanto riguarda le regioni, ma è inammissibile che ogni regione faccia le proprie norme su determinati problemi così seri. Ecco, può decidere o meno su alcuni passaggi, può decidere di implementare in più in Sicilia, ci può essere che ecco, la brucellosi, mentre in Friuli ci può essere la malattia di Lyme, qua non ce n'è Lyme. Allora a quel punto noi forniamo questo, ma non possiamo fare 19 sistemi servizi sanitari regionali, deve esserci l'unico. Vabbè, qua ritorniamo al discorso dell'autonomia differenziata delle regioni, a cui io credo, ma non posso credere però all'autonomia nel campo della salute, che è un bene pubblico e deve essere realmente uniforme, cosa che in questo momento siamo invece pieni di diseguaglianze volute anche per cattiva interpretazione, sempre come l'elastico, devo dire, di cui prima vorrei dare un'indicazione, così sentiamo prima il dottore Del Castillo. Quanto secondo voi incide la scelta politica nelle scelte sanitarie? Tantissimo, purtroppo. Perché se questa invece fosse una scelta che dipendesse assolutamente da chi le scelte deve fare in campo sanitario, secondo me sarebbe più razionale. Torno a ripetere quello che ha detto il presidente Amato. Per me la sanità, i trasporti, la scuola sono dei beni comuni a tutti e come per questo debbono essere unici. È un'unica interpretazione per questo. Ecco che non capisco tutte queste diversità che hanno portato anche disordine, ricordiamocelo, tra le regioni. Tutto questo ha portato sicuramente del caos, ognuno si è comportato in maniera differente e non c'è stato un piano unico di azione. E poi chiaramente le diversità tra le regioni ci sono, ma quelle sono altre cose. Un indirizzo comune deve essere dato da persone che chiaramente danno e vedono la cosa in maniera assolutamente globale e cercano di dare delle linee guida che devono essere poi rispettate. Per questo dico che ci doveva essere un piano, ancor prima o quando chiaramente abbiamo cominciato a prendere contatto e visione di quello che stava accadendo, perché certamente il nord è stato più esposto prima di noi a tutta questa pandemia e quindi si è trovato a far fronte a determinate cose che chiaramente non si conosceva. Certamente però dopo questo non era più possibile farlo, si doveva dare una voce comune a tutti e dire come ci si sarebbe dovuto comportare. Vabbè. Allora, fermiamoci un attimo con il passato. Sì, fermiamoci con il passato, perché vorrei fare servizio pubblico, che è lo spirito di questa trasmissione. Visto che ne abbiamo l'opportunità, partendo dal presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, vorrei sapere una sua opinione. Oggi che cosa fa il medico quando affronta un paziente con un inizio problematiche legate al Covid? Che cosa deve fare e quali sono le indicazioni, visto che lei sta nei tavoli naturalmente dei vari assessorati, nei tavoli tecnici, scientifici più che altro? Ma la prima cosa innanzitutto è accertarsi se realmente la persona è affetta o ha avuto il contatto col virus, perché questa, certo, è la prima cosa, ecco, certo. Perché stabilire, quindi fare il medico, fare il dottore vero e proprio, capire, l'ha già detto Saro Del Castillo, capire se la persona sta bene, sta male o se ha delle difficoltà, dico, quindi non c'è una cura, dico do il cortisone, do il plaquenil, do altre cose, deve capire esattamente di che cosa ha bisogno la persona e principalmente farla stare bene. Ci sono delle linee guida delle società scientifiche che finora hanno detto qualcosa, ma qua ecco perché per cosa serve fare il dottore. Dinanzi a un problema che sia un alert, cioè guarda, questa persona sta avendo problemi seri, perché è stato detto, è una malattia infiammatoria, devo dire, non colpisce solo i polmoni, è sistemica, cioè tutti gli organi sono colpiti, tant'è vero che i primi ad accorgersene furono i dermatologi, che si accorgevano che le persone avevano questa ecchimosi, che non sapevano questi danni alla scuola, ma che non sapevano la cosa. A quel punto si deve seguire quello che sono i vari protocolli che poi sono seguiti, non è il protocollo della vigilattesa dinanzi a un paziente che ha
delle cose, bisogna intervenire quanto prima. Ora non mi chieda però quale farmaco dare, perché non lo chiedo a lei. Però no. Essere attento e sollecitare immediatamente, andare dallo specialista del settore o l'ospedale dedicato, oppure avere, ma qua manca, qua servirebbe sentire, che si potessero sentire realmente il medico di famiglia con il medico ospedaliero, che sia o con lo specialista, è quello che manca. Quella rete, mia chiosa quella iniziale, dove ho detto non ci si parla, si parla con difficoltà, è proprio questo, attenzionando poi quelli che sono i servizi di prevenzione, che finora sono stati un po' sottostimati. Ricordiamoci sempre che in Sicilia e in molte regioni del meridione noi siamo stati penalizzati e abbiamo vissuto dai piani di rientro in cui la diseguaglianza è ulteriormente aumentata, quindi i posti di ospedale dove erano, quanti reparti sono stati chiusi per risparmiare, quanti posti lei, parlo di reparti, non sì, parlo direttamente sì. Posti letto. Ma quella è la storia. È un'altra puntata, presidente, questa qui. Questa, il, poi medico, ne un'altra. Il medico deve fare il medico. Allora, visto che, ecco, visto che Del Castillo fa il medico, è proprio sul campo in prima linea, lei mi faccia un caso, per favore, per far arrivare a casa un caso che lei ha trattato come? Ne faccio due casi. Bene. Uno che ho trattato è... ho fatto immediatamente intervenire l'ambulanza, si è recato al pronto soccorso, hanno accertato che era Covid, l'hanno dimesso dopo due giorni è stato dimesso soltanto con una terapia cortisonica, era diabetico il paziente, è stato trattato soltanto con cortisone perché quella era la terapia. Dopo due giorni mi ha chiamato ed era in grida furiose terribili. La persona era affetta, meno male che telefonicamente sono riuscito a cogliere quelli che erano i sintomi detti da lui e da sua moglie, che secondo me era affetto da una tromboembolia iliaco femorale, e così poi purtroppo, e meno male per lui, si è rilevato. È stato riportato in ospedale, è stato operato in chirurgia vascolare, è stato risolto tutto. Un'altra problematica, così per avere due o tre casi, esempi veri, sì. Un paziente mi chiama, mi dice che aveva una sintomatologia, ho dato un antibiotico in prima battuta perché aveva una sintomatologia orofaringea e questo antibiotico purtroppo ha creato uno shock allergico. Meno male che era a due passi dal mio studio, mi sono recato presto, soltanto con la mascherina FFP2, non avevo altro, nell'abitazione del paziente, aveva... ha 42 anni, 43 anni, ha tre figli. Da lì ho visto che fortunatamente lo shock, prima ho detto di fare un Ventelan, poi ne ho fatto uno in vena io, siamo riusciti a far arrivare l'ambulanza del pronto soccorso, è arrivata dopo un'ora e fortunatamente è arrivata e c'era già una pressione buona per portarsela, era Covid positivo e questo è stato risolto poi in maniera, meno male, buona. Non so come potesse andare a finire se non ci fosse andato, questo non lo so, però questa è la realtà. Ma, casi brevemente, perché poi passiamo al vaccino, casi di terapia domiciliare a casa che lei ha risolto in prima persona. Perfetto. Un altro caso che è chiaro, questo qua è stato seguito, ancora farà e deve fare dei controlli post Covid perché ha avuto una sicura polmonite bilaterale, però fortunatamente nei gradi è stato trattato con tutti i presidi, con l'eparina, con l'ossigeno, con tutto quanto e è stato mantenuto a casa. Poi si è risolta col cortisone, si è risolta la problematica, ancora oggi fortunatamente mi ha detto, dice, posso andare a correre di nuovo? Meno male, sì, perché era un giovane, non era affetto da altre patologie, però ha avuto questo e adesso dovremo fare i controlli, perché oltre a quello che accade possono anche residuare delle cose, delle problematiche e quindi bisogna anche attenzionare queste dopo che finisce tutta la malattia. Questo è un altro caso. Così vi posso dire anche la persona che invece non ha assolutamente nulla, che mi contatta e mi riferisce come vanno le cose, rimane in isolamento, viene posto in isolamento e poi viene liberato dall'isolamento. Questo è il territorio. Vabbè, questi sono i casi. Va bene.